Ciao a tutti e bentornati a Foodie Out. Oggi, come vedete, sono in una cucina nuova. Sono in trasferta perché sono venuta a casa di una mia cara amica vegana che mi ha chiesto un aiuto. E quindi prepareremo una ricetta facile, divertente e anche colorata da cucinare. Scusa, Giuseppe Andreozzi mi ha detto vai in cucina col coltello. Eh sì, ma non per uccidermi, è per aiutarmi a preparare la ricetta. Una ricetta? Sì, cuciniamo insieme. Io e te? Sì, sei sicura? Certo. Secondo me mi dirai di non farlo poi. No, solo di abbassare il coltello, vedrai che sarai bravissima. Bravissima. Però con questo vestito non è adatto? Non sei adatta, no, per la cucina serve una cosa. Chi è che in cucina ha un quadro di Venezia e cucina col mantello? Tutti? Ho dimenticato di dirvi una cosa molto importante, è che Chiara è il suo nome, Pavoni, è una famosa attrice e quindi si vede che con un effetto sorpresa ha dato l'inizio a questa nuova ricetta della Foodie Owl. Però di che vestito mi consigli? Guarda, un vestito comodo. Comodo? Comodo, comodissimo, poi ti mettiamo con quello tipo un caftan, una cosa comoda, un po' comoda. Un po' badante, insomma, la cosa da vabbè, va di tono. Va bene, d'accordo. Grazie. Non fare danni. No. A questo punto vi presento la ricetta, che è una vellutata di lenticchie con delle chips di verdure croccanti e delle quenelle di mandorle. Gli ingredienti per la ricetta di oggi sono 400 g di lenticchie, 150 g di mandorle già pelate, qualche cucchiaio di latte di mandorla senza zucchero, degli stimi di zafferano, un po' di peperoncino e degli odori e le verdure che serviranno poi per le chips e per la base della vellutata e per finire un limone biologico non trattato di cui utilizzeremo sia il succo che la scorza. Detta, questa sarebbe la tua tenuta da cameriera, scusa, da cameriera, sì, per preparare le cose, sì. Ah, interessante, così non... certo, è una cosa comoda, comoda pratica. Sì, si vede. Bellissimo, direi che sei pronta per il grembiule. Copriamo un pochino. Nuove mise alla Foodie Owl. Allora, per fare le chips di verdure con il pelapatate, come sta facendo Chiara? Semplicissimo. Basta fare drum 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 e viene. Guarda, meglio che fai tu. No, piano. Spingi giù. Oddio, sembra una cosa un po' erotica così, eh? Vai piano, spingi. Dopo c'è YouTube, ci mette la restrizione. Le abbiamo insaporite con del sale, olio e delle erbe. Abbiamo messo salvia, rosmarino e del timo. E le inforniamo a 150-160 gradi per 5 minuti e poi controlliamo. Ma adesso noi facciamo la vellutata? Adesso sì, prepariamo una base per la vellutata. Ma poi, tipo, se io stasera non posso mangiarla, quanto si può conservare? In frigorifero, anche per 2-3 giorni. Ma se tutte le sere a casa mia non verresti a cucinare? Facciamo rosolare brevemente le verdure. Direi che coi coltelli riesco meglio nei film horror. Alle verdure ho aggiunto un pochino d'acqua. Adesso aggiungiamo le lenticchie. Ecco qua, vuoi dare una girata alle lenticchie? Tipo così, no? Giro. Non così. Ah, non così? E dobbiamo aspettare adesso 2-3 minuti. Le facciamo andare a fuoco abbastanza sostenuto. Uh-huh. E poi le copriremo con l'acqua. Allora, una cosa che tu forse non so se già la sai o no. Dubito. Però i legumi vanno salati soltanto a fine cottura. Perché sennò rimangono duri. Metto il peperoncino tutto, no? A me piace piccantissimo. Tutto no, è tantissimo. Allora no, meno. Qui lo copriamo. Adesso procediamo a preparare la crema alle mandorle. Quindi mettiamo le mandorle che abbiamo tenuto a mollo almeno 5-6 ore, perché si ammorbidiscono, si impregnano d'acqua e si ammorbidiscono. E le possiamo mettere nel contenitore e metto le... Sì, certo. Una cosa alla mia portata. Poi aggiungeremo del latte di mandorla, del succo di limone, sì, un po' di olio, sale. Poi a chi piace si può insaporire o con del lievito di birra e scaglie, oppure anche con un po' di gomasio. Dopo aver tritato le mandorle, a cui abbiamo già aggiunto un pochino di latte di mandorla senza zucchero, ne aggiungiamo un altro po', saranno circa 3-4 cucchiai, poi vi regolate, deve rimanere bello denso. Però un sacco di cose. Adesso puoi procedere a frullare un altro po'. Oh, le cose difficili tutte a me. Tutte a te, perché le sai fare.
aggiungiamo un po' di erba cipollina, sì, e olio e sale. Olio e sale. Mettiamo l'erba cipollina nella ciotola dove metteremo poi la crema di mandorle. Allora aggiungiamo, a 5 minuti più o meno dalla fine cottura delle lenticchie, degli stimi di zafferano. L'odore è fantastico. Allora, a fine cottura, le lenticchie ormai sono cotte, aggiungiamo un po' di prezzemolo tritato. Io lo metto sempre a crudo. Un po' buonissimo. È buono. Vedi, ormai sei diventata brava. Bravissima. Vedelo io, guarda. Bravissima. E diciamo, la cosa più bella della cucina è assaggiare. Tenete presente che le lenticchie assorbono molta acqua, quindi regolatevi con la consistenza che volete dare voi alla vellutata. Aggiungete eventualmente del brodo vegetale o acqua calda. Altrimenti la prossima puntata sarà la cementata delle lenticchie. Per fare le quenelle prende un cucchiaio circa di impasto, sì, e poi si fa questo lavoro con i cucchiai. Per quanto riguarda il limone, aggiungete alla fine sulla vellutata di lenticchie qualche zest di limone, scorza di limone grattugiata, che gli darà un profumo particolare. E questo è il nostro risultato! Siamo state bravissime, quindi se vi è piaciuta questa nostra creazione artistica, dovete innanzitutto mettere un like, anche 2, 3, 4, 5, quanto vi pare, e soprattutto iscrivetevi, sottoscrivetevi, sovrascrivetevi al canale. E adesso è il momento più bello, il momento del lancio. Ecco, al 3 io lancerò questo primo. Aspetta, io consiglierei, perché sennò diventa vietate minori di 18 anni, lo faccio io il lancio del cremione. No. A presto con le prossime ricette.